Eccoci qua. Mettiamo microfono come si deve. Ci siamo. Sistemiamo un po' di cosette. Più che altro devo fare così. Perfetto. Ciao a tutti. Ho caldo. Controlliamo la situazione intanto della live. Non è ancora partita. Anzi, facciamo che togliesco dallo schermo intero e refresho. Per sicurezza. No, non c'è neanche la schermata di attesa. Beh, che è relativamente presto. Ah, se non manca 10 minuti, dovrebbero partire. Aspettiamo. In teoria oggi ci saranno due giocatori che adesso non mi ricordo chi sono, che giocheranno con dei mazzi che sono stati creati dalla community, avevano fatto un mesetto fa la, come si dice, dato la possibilità di sottoscrivere le proprie liste con solo carte di Ixalan. E poi sono votati i due mazzi migliori e saranno i due mazzi che i due giocatori giocheranno stasera. Quindi adesso non me le ricordo le liste perché le avevo viste a suo tempo, ma non me le ricordo. Mi sa che una era tipo un mazzo tesori che vinceva con l'incantesimo. Quello 6, 10 o più tesori e l'altro non me lo ricordo proprio. Quindi si vedrà. Altra cosa che non so se è effettiva, cioè nel senso non sono ancora entrato con un account esterno al nostro, quindi non lo so, però in teoria ieri siamo diventati affiliati di Twitch. Cosa vuol dire? Che chi vuole può sostenerci sottoscrivendo il nostro canale anche con Twitch Prime. Se avete Twitch Prime avete una sottoscrizione gratuita al mese. E sottoscrivendo il nostro canale avrete delle emoticon che ho appena finito di fare, che però dovranno essere approvate da Twitch prima, quindi ancora non sono disponibili. E in più potrete usare una cosa nuova che è tipo i cheers, che non ho bene capito l'utilità, però potete mandarci i cheers e noi li vedremo durante la live. Cosa, non so quanto sia utile. E niente, quindi in teoria, e dico in teoria perché appunto non ho ancora verificato, in alto, in teoria, di fianco al bottone del segui, del cuoricino,
dovrebbe esserci una cosa con abbonati e lì poi ovviamente avete anche altri privilegi, ma intanto abbiamo appena iniziato a vedere che cosa poter fare. Inoltre abbiamo aggiunto le notifiche di quando qualcuno ci follow, qualcuno ci subscribe, eccetera. Quindi se succederà durante la live vedrete, abbiamo messo delle GIF buffe. Quindi fatelo per le GIF buffe. Allora, aspettiamo. Poi visto che sta guardando Domino City, suppongo che stiano guardando anche tutti quelli della Seraph Commander, e quindi saluto tutti. Ciao ciao! Bene, quindi vi conto per 8, perfetto. Il pre-stream anche qua si lamentano sulla chat di Twitch che è in ritardo, cioè in teoria la schermata che dovrebbe far capire che ci sarà lo streaming, però a questo punto o non la fanno proprio o si sente poco. Mi provo ad avvicinare, aspetta. Anzi, provo da aumentare un pochino il volume. Perché facciamo così. Ho aumentato un po' il volume. Quindi in teoria ora dovreste sentirmi un po' meglio, cioè un po' più forte. Più che altro. Ah, tra l'altro la figata che adesso che siamo affiliati potete scegliere come guardarci, nel senso potete cambiare la qualità dello streaming. Adesso abbiamo tenuto ancora 720p perché non ho avuto tempo di aumentare la risoluzione, però dalla prossima live potremo effettivamente streamare anche a 1080p. Come facevamo prima, però effettivamente dopo qualche lamentela perché abbiamo scoperto che chi non è almeno affiliato non può permettere proprio utenti di cambiare la qualità dello streaming, però adesso potete farlo, quindi se noi streameremo dalla prossima volta in 1080 e se avete la connessione che fa le bizze, in teoria potrete cambiare la qualità un po' più bassa, così è sostenibile e chi può ci potrà vedere con una qualità migliore, essenzialmente. Quindi, evviva! Mancano 4 minuti. Il pre-stream qua non è ancora partito. Dopo quando, se e quando partirà. Ecco, forse per un attimo è andato lo streaming. Quindi a sto punto faccio così. Aspetta che controllo il volume delle cuffie. Ok. E direi di passare alla visione. Ok. Così in teoria dovremo capire quando parte il tutto. Forse adesso. Sì. Provo a rifresciare.
Per capire, perché vedo che la vedo online. Ecco qua il pre-stream. Quindi si parte. Perfetto. E aspettiamo. Questi qua sono i due giocatori. Numot Denami l'ho già visto, dovrebbe essere. Non mi ricordo come si chiama. Però fa scrive anche gli articoli. Ha scritto una rubrica, se non erro, sul sito della Wizard. Mentre l'altro, sinceramente, scusate l'ignoranza, ma Trump SC non ho pallida idea di chi sia. È uno ovviamente che fa e-sport, ma quello non ci avevo neanche un dubbio. È sempre Trump. Gioca Hearthstone. E quindi probabilmente ha preso un giocatore di Magic e un giocatore di Hearthstone. Aspettiamo. Teoria, mancano 2 minuti. L'altra volta sono stati super puntuali della serie che appena è scattata l'ora è partito proprio lo streaming, quindi non vedo perché questa volta non dovrò fare così. E dopo. E soprattutto vedremo se inizieranno subito a giocare, ma spero soprattutto che cioè diano più informazioni o completino comunque informazioni che avevano dato l'ultima volta. Adesso spero qua che vada tutto bene. Ok, ho notato che ogni tanto fa un picco e mi va a scatti. Nell'ultima live è successo un paio di volte. Ecco, anche adesso. Adesso vediamo se. Infatti, fa uno scatto. Vabbè, quello si vedrà. Però adesso lo sta facendo un po' troppo spesso. Comunque, 22:00 e ancora non è iniziato. La cosa non va bene. No bueno, come si suol dire. Qua sembra tutto ok. Quindi direi di attendere. Intanto possiamo rifresciare un attimo quello che è stato detto l'ultima volta, che hanno fatto vedere essenzialmente un po' i processi di scelta, di design, dell'estetica, del gioco. Hanno fatto vedere vecchie build con. Oh, perfetto. Hey everybody, it is Nate Price, your community manager, coming to you live from the Wizards office in what is rapidly becoming my second favorite chair in the office. I've got a really nice chair at my desk, so it's never going to be number one. But welcome to another of our awesome MTG Arena live streams. We Ok, are going to be doing a benvenuto al nuovo gameplay stream. stream this Questa time, volta vedremo featuring the del results of gameplay our community deck building challenge. We con i mazzi asked all costruiti of dalla you out there to community send your coolest come decks to us using avevamo only detto, Ixalan cards and con you solo guys gave us carte a di whole bunch Ixalan. of really good ideas and then a whole bunch of dinosaur red, green, and black, blue pirate decks that we'd already seen. So we ended Sono un up putting a sacco di bunch of things on our dinosauri. Facebook page to let you all vote about which ones you wanted to see play today. The first deck that we ended up having come out, actually, you know what? I'm not going to ruin it. I'm not going to ruin the deck list. We Ok, decided we no, non wanted ci to spoilerà le jazz this decklist. out some. So we got two really awesome streamers to come into the studio today. To pilot these decks, and I'd much rather have them tell you about the deck. So let's introduce the two streamers we've got with us today. First,
You might recognize him Ok. from the Num Num Dub Dub Sub Club. It would be Kenji Egashira, Numat the Nummy. How's it going, Kenji? It is going excellent. Ah, I'm excited Kenji to listen. Egashira. Ecco chi Excellent, è. excellent. And his opponent today, the mayor of Value Town himself. Check him out Saturday nights on his D&D stream, Heroes Graveyard. It's Trump. How's it going, Trump? Going great. E Trump Super. invece è You guys un look like you're giocatore di probably Hearthstone, ready to start railing on this. essenzialmente. Let's let everybody in the audience know what deck O you play. tra le What altre cose, deck do you diciamo. end up with from our voting? I am playing Vediamo a che mazzi. blue-red primal amulet deck. No creatures in it, natively. There are potentially Ok, ways to steal creatures, Numot but gioca un this deck blu-rosso tries con to go l'amuleto long and then cast primordiale, multiple spells senza and take one creature. out with like a Vance's Blasting Station transform, so it's Okay. kind of cool. I know that you're a big karaoke singer. When are you going to actually sing songs when you cast Entrancing Melody? No. No? All right. Put requests in Potrei the chat proprio fare anyway, una we'll see if cosa. he gets around to it. So, Trump, what are you playing as his opponent today? So, I'll give you a spoiler, Numot. I have some really bad news for you. So, of the green-red dinosaur decks that we denied, I have a really good dinosaur start, so I'll give you that heads up. But this is not a dinosaur deck. It's actually a Grim Captain's Call deck, and it's four color. It's green, red, it's got black, it's got white. Ok, I'm un very dinosauro excited. Con molti colori. It's not even a spoiler. We had a chance to kind of practice a little bit, but you know, we'll see. And yeah, the best part about this is they are literally sitting right next to each other. So okay. Potete vedere che sono seduti uno di fianco all'altro praticamente. But yeah, well, now we know what you guys are playing, and we're not going to waste any more of the community's time. They came here to see the game in action, see you guys. So let's go ahead and get started. You guys already did all mulliganing and everything you need to do. Yep. All right, sweet. Let's start things off. I think Trump, Okay. in the lead for this. Quindi right? proprio giocano. Yeah, non c'è nient'altro da dire. All right, I like that. I like that. I'm notably on full control mode. Which means ah, ok. Hanno like aggiunto dei warning. Yeah, I've got a more simple deck. I'm just going to play my cards here. They're really nice. Ooh. E qua mi sa che ci godiamo un po' il gameplay. I was going to say you don't have a second land type. That's pretty good. But Drover? Yep. If you manage to kill that Drover somehow, I'm going to have some issues. I can't do that. Thank goodness. I will let you know, though, I have some very powerful cards in my hand here. Just you wait until you get the 7 mana. Just you wait. Search for a Ascanta. I'm scared, though. I don't. Not killing the Drover on turn 2 so bad for me. Yeah, well, turn here's three a Ripjaw Raptor. Dinosaur to go with that Drover. Yeah. Ooh. Can't kill that. I legit have no way to kill that. Are those all basic lands you have on play, Trump? Yes. How so would you do that in a deck that has the mana base your deck has? Well, the that I've Drover over the Mighty, as well as some of the explore functions here. Okay, well, good news. I found my second color. So that's a start. That's good news. I have opted to bin the Entrancing Melody. Ah, bello, in full control tu proprio clicchi le terre e le tappi e dai il mana. Quindi oh, molto well, utile. Okay, we've got one of them. It'll be so good. No, if you Reggie me next turn, it'll be so good, it'll just be over. Just don't do it, please. Okay, that right. sounded like you didn't get there on that particular draw. Yeah, in teoria allora il mazzo dell'altro ha detto che gioca molti colori, però ora solo il verde, più uno che dà un altro colore. Poi effettivamente picchia di 7, quindi mi pare un buon senza giocate però. Oh right, it's alright, I wanted to do more damage. Oh, you had a 4 drop in your hand, no, so you had another Ripjaw, huh? No, okay, no. I understand. No. Forse il fatto che effettivamente l'hanno fatto fare alla community qua mi sembra un po' sbilanciata la cosa, o che l'altro è partito particolarmente bene, però l'altro non sta facendo praticamente niente. Aiuto. Ah, bello l'effetto che dà rapidità. Well, this will be a nice quick one to start with. Okay, we're gonna graveyard that other amulet.
Però l'altro sta pescando solo dei peschini. Mi sa che è finita ancora prima di iniziare sta partita. How's that fair? 3 mana, 2/2, draw 3? you could be a deck builder like Paul Chion and only include 3 copies in your deck for some reason. We saw that in the other MTG Arena stream. We've even got a combination. We've got a very spicy combination. No. Ha già perso. Bel mazzo che gli è andato. I'll have you know that now I'm cioè almost close to transforming this primal amulet. Però our third counter on primal amulet. You must scry that land at the bottom. Lightning strike? Nope. It's basically lightning strike. All right. I got this. Try to attack me. Ha già perso. Scared. Non c'è, non ha proprio fatto niente. What could you do? Nothing. Cosa puoi fare? Niente. Magari adesso vediamo un po' di interfaccia. We've played through this a few times and I've definitely seen some games go on both sides. We'll definitely get to another game here in just a minute. Hopefully we'll be able to see a better showing from Kenji. As far as I'm concerned, that we're gonna go to a game one. Oh yeah. That was just the World Cup. Ok, questo è il riscaldamento, dicono. Effettivamente. Una persona mi passa dietro. Thank you for your welcome here. I know Newark's a great player. So I had to have an easy win. Che partita è stata un po' me. Grand Prix Day Poo competitor Kenji Yoshiro here. Did you say Grand Poo? It sounded like you said Grand Poo. It's not a statement about anything. So yeah. No, I mean we. I'm very interested to watch you eventually get things flipped. I've gotten to see un po' like doubled copy of che le cose che avrebbe potuto fare Kenji, ma che non ha potuto fare. Che effettivamente ha pescato solo peschini e basta. E l'altro ha calato dei dinosauri. Set up for us. We can dive right back into game. Ah, ok. Già tornati. Vediamo un po'. Vediamo con l'altra. Come si dice? L'altra visuale dell'altro giocatore. Tutti i colori. I fantacolori. You can't have a turn 2 drover every time. You gotta sometimes just pass your turn 2. Adesso speriamo che le cose si full control mode full control. Così controlli il tuo avversario. Quello gioca ancora quello. This is where I draw a mountain and lightning strike. Vediamo un po'. L'ha rimbalzato e scraia. How's the scry looking? Is it good? That look on your face. They're both bottom. They're both bottom. Yeah. It's not good. It's not good for us. Ok, quello pesca lightning strike, ma. What was the card you wanted to draw again, other than mountain? The other mountain. Right. Oh, I see. One of the other mountains. You'd like to draw double mountain. Oh, wait, he didn't play land. Okay. You just play Drover. This is it. This is the turn. This is the draw. Ok. Ha saltato a terra, quindi devi pescare montagna. Oh. Assolutamente. We'll e gioca sul suo fazcanta. We'll pass. Sono tutti e due inchiodati a terra. Vediamo esplorare come lo fanno vedere. Good stuff on top? No. No, it's good. You've explored and you found conquistadors. No, you want that. Your party has encountered vampires. What do you do? Tipo incontro casuale di D&D. Il tuo party ha incontrato un vampiro, che cosa fai? Scappo. That's such a shame, I can only draw two next time. Rubbish. You are con un attacco, chiaro. Uno. Right. That one is a vampire. So we can get a spell. Thinking of a draw.
almeno fanno vedere più carte, e considerato che l'hanno fatto la community, questi mazzi, vediamo come funziona effettivamente l'engine, quello che dicevano, che legge e che applica le regole leggendo le carte. Sono tutti e due inchiodati a terra. Che bello. Ok. Qua. Vediamo su chi metterà i segnalini. In teoria è meglio sull'1-1, e invece vuole picchiare. Bam. Sperando che Search for Scanta faccia il suo dovere. Ok, puoi scollare il cimitero dell'avversario. E quindi ha salvato, si è salvato la tritona, però comunque non continua a non pescare terra, quindi fa così. Però un altro Dover of the Mighty. Tac. Può attaccare. Fortunatamente l'altro si è inchiodato a terra, perché altrimenti gli calava giù tutto. Regisauro, Bona, Enco. Okay, questa ricordo, perché è arrivato adesso, è la seconda partita, la prima che hanno fatto è stata a senso unico, perché l'altro ha calato dei dinosauri e l'altro non ha potuto fare niente, perché non ha pescato le terre rosse. Però sto giro sembra che sia il Pentacolor ad avere problemi di mana, e quindi è peggio. Questo è il terzo Dover of the Mighty che gioca. Giustamente, però l'altro è a 7, perché non sta trovando risposte. Si tappa fuori. È una terra che entra tappata, quindi non può ucciderlo in questo turno. Beh no, 4, 5, 6, 6, hai Lightning Strike, hai già vinto. Oh, you have a lightning strike? Come on, man. The slow roll. Quindi ha vinto ancora il mazzo dinosauro penta o quello che è. Ricordiamo che li hanno fatti, l'ha fatti la community. Poi vediamo Victory, che è super fico. We'll definitely we'll definitely get into another game, and this time maybe being the point of view for everybody will give you the boost that you need, Kenji. Like you're playing live in front of people. Plus, I guess when you're the we have home. Ok, dice che ha perso anche prima perché sta giocando davanti a un sacco di persone, come se non fosse abituato a farlo ogni giorno. What do you guys think so far though? Like let's get outside of the fact that there's apparently like multiple copies of Jover the Mighty in the very top of Trump's deck every single time. Cosa ne pensi del fatto che c'erano dei Jover of the Mighty sempre sulla cima del mazzo di Trump? I like the animations so far as well. It doesn't feel like it clogs up the game or anything. It's smooth, it's nice. Cool. Ok, dice che le animazioni sono fatte bene, sono lisce. E dice anche senza essere in full control, quindi permettendo al gioco di darti diciamo di prendere per te delle decisioni automaticamente, comunque si muove in modo abbastanza tranquillo. Adesso vediamo, hanno mullegato tutti e due a 6. Non credo abbiano profetizzato, o sta profetizzando l'altro.
love the idea that, like, the pounces in Trump's deck are willing to have his creatures fight his own creatures at some point. Well, I mean, that doesn't work with Ripjaw Raptor drawing its own cards, right? Yeah, exactly. Yeah, no, there are a lot of cool things you can do. Ok, dice, il tuo mazzo può fare cose fighe, però se l'altro di terzo turno ti butta giù il Ripjaw Raptor e non hai un fulmine o qualcosa di meglio per risponderci, puoi fare ben poco, ecco. Esattamente. Because most of the time it's not that important to have it pause at every point and it makes it flow much better. Ok, dice non essere in full control ha un senso quando giochi quei mazzi che non ha senso pausare il gioco ogni volta che l'altro prende priorità o che tu puoi prendere priorità e rende il tutto molto più veloce, molto più fluido. Oh, all right. La risposta. Yes. It makes sense that I eventually draw one of my four versus. Yeah. It's time for you to face the might of the Legion Conquistador. Ecco. A 3-mana card that draws 3 cards. Stinky vampires, bro. Incredible. Stinky vampire. You have 3 cards in your hand now. Vampiri puzzolenti. You're gonna grab all 3. Oh, yeah. Ok, gioco il 4 per... It was good. It was good enough in one of our earlier games, just about. E qua va avanti. Conveniently holding up cancel mana. Yeah. Oh, you fear the Legion Conquistador that much? I mean, obviously I'm holding up cancel with two mountains and an island, so... Dice, ovviamente mi sto tenendo per eliminare. Il problema è che ha doppio rosso invece che doppio blu. Picchia col conquistador. Different parts of the deck were highlighted when he was pulling them out. It's actually highlighting the cards. Yeah, highlighting. That's kind of cool. That's one of the features I know they put in the game right now, specifically to make sure that like if your opponent is AFK and there's not an indicator of their being. Ah, ok. Dice che mentre sta mentre c'è da cercare nel grimorio o in altri punti si vedono effettivamente che le carte che, su cui si passa sopra vengono evidenziate, perché in questo modo si può anche capire se l'avversario va FK o meno, perché se dice passa una versione grimorio e poi non si illumina essenzialmente il mazzo, vuol dire che non sta effettivamente passando in rassegna il grimorio. Branch it up. E quella la lascia. Ah no, deve decidere. Ah, fico. Fica la grafica delle double face. Chiaramente adesso ha solo montagne e non vede le isole. Oh no. Ha due conquistatori in mano. Conquistatori in mano. The game is actually usually doing the right thing by making me tap my mana that I usually don't want, like doing the force, but I actually want to place New Horizons on it, so I can also manually tap. Yep. Ok. Dice la senza full control è il gioco che ti suggerisce che cosa tappare, mentre in full control tappi te quello che vuoi, chiaramente, come giocare normalmente, che è chiaramente molto più comodo. L'altro conquistador. Ah, non è possibile, però. Deck, please! Mazza, ti prego. Fammi pescare un'isola, essenzialmente. Look at this beautiful
Oh. Occio. Ecco. Bello. Which of your chat emotes is the most appropriate for the situation you're currently in? Bella l'animazione, molto bella. Vediamo la creazione. O spacca l'amuleto. Ah no. Lascia avere. La pedina. Oh, alleluia. E adesso però cosa fa? Gli ruba il 4-3. Are you about to draw 7 cards? I don't even have I need 3 blue for that. Oh. I will take your 4-3. Avricus. Perché ha pagato. Ah, perché costa uno in meno la magia. Bene, bene. Dai, l'ha gestito anche bene, no? Senza cose strane. Diciamo. Senza schermate o finestre strane che ti dicono quanto è X. The wind up is severe though. Yes. Io avrei preso una stappata, almeno parava. Ok. Pirata 3-3. Sono 5 danni. E poi gliene bastano 3. L'altro non ha giocato praticamente niente. Strano. Gli hanno fatto proprio un bel mazzo, insomma. Un altro pirata. Speriamo che. Nope. This game is the biggest troll. Ha perso ancora. Non c'è niente da fare. So let's do that. Let's attack you, Vraska. Attacca Vraska. E così vediamo l'attacco su Planeswalker. Ok, onesto. The worst day of my magic career. Oh, here, have one of these. Just in case you have something. No. Ecco. Oh, counter. At least I can feel good about something. Whatever brief and momentary. Vediamo come fanno vedere il fatto. Ah no, ok. Ooh, I actually had not gotten the treasures before. E yeah. Poi 5 tesori. Wait till the lethal attack comes in and spend time just cracking treasures one by one. Oh, that's what I'm gonna get with. Ok, puoi passare il tempo a spaccare i tesori. Ah, che figata. Bellissimo. Che decidete che colore attingere con la rotella. Molto bello. Cosa succede? Cos'è? Cos'era quello? E così a tutti e 5 in mano. Per poi morire. Ma non è Eptis. Alright, good game! E ha perso. Alright, we're almost certainly gonna have enough opportunity to get one more game in before we end our gameplay. Alright, alright. Yeah, we gotta make sure that we can actually. The game was another game, like just one island off of like completely changing the complexity of the way that things went there, so. I don't know, man. The 2-2s would have just gotten me. Maybe if you get to spell swindle something, maybe if you get to entrancing melody something earlier and have a blocker. Se arrivava prima la seconda isola, probabilmente l'esito della partita poteva cambiare. Before we went live, Nate's like, oh yeah, we'll have probably time for 2 games. Then, you know, this drawn out. I was just saying the way things have played out for me. In all fairness, like I said, I played about a dozen games. I split between each side of this matchup, and I think maybe 4 of them I had or played against turn 2 Trover of the Mighty. On so this is the hand. Ho provato tutti e 2 i mazzi, però è molto facile che ci fosse un Trover of the Mighty di secondo turno, essenzialmente. I'm not gonna spoil anything. I'm not gonna spoil anything for turn 2. Is it a Trover of the Mighty? I said I wasn't gonna spoil anything. Oh, good news for you. Oh,
No place? Non tenete giocate secondo turno, incredibile. Ovviamente ha dei ciccioni. Presumably if you're not casting a 2 drop then you have just a stacked hand and everything else. Però non ha né il doppio rosso, non ha il rosso in generale, però ha New Horizon. Quindi comunque. Oh wait, that's a small. You don't have red, you lied. Ora ce l'ha. So untrusting. Cosa non ti fidi di me, Lisa? Che non avevi. Perilous voyage, your New Horizons. How's that feel? Ouch. Now you don't have 5 mana next turn. Così non può giocare. Una cosa di quarto turno. Di qui, cioè, una cosa costa 5 di quarto turno. You have 2 blue mana on turn 3. I know, what's it like? Vado finalmente hai 2 mana blu di terzo turno. Incredibile anche questo. Quindi forse sto giro ci sarà una partita più bilanciata. Dopo le due a senso unico che hanno fatto prima, le tre a senso unico che hanno fatto prima praticamente. Oh. You are afraid of something coming down this turn? I'm afraid of everything. Se voglio fare una prova. A branch walker and I'd have to kill it or counter it. All right, let's try out this. No, volevo mutare un attimo il microfono. Però muto un attimo il microfono per sentire l'audio che sta uscendo sulla live. Quindi what about threat number 2? There are no more threats in your deck. You had one Registrar Alpha and it's gone now. Yeah, game's over. We're just going to play this slow and have a Yona Butcher of Megan? Magan. Okay. All right. I accept your proposal. I think we're gonna do it like this. I think we're gonna fire some cannons. Pew pew. That resolves. Ok. È tutto sincronizzato. Nel frattempo ha giocato Vona. Che però muore male. Però esatto, ha usato due magie per ucciderne una creatura. Quindi vantaggio carte per Trump. And we slam the Sunbird. Again, this card has too much text, you don't need to worry about it. That's what I mean. Troppo testo, non mi preoccupo neanche di leggerlo il testo. Well, I am tapped. Tutti i colori. Threat number 3, shields are down. Time for threat number 3. Let's go ahead and vediamo cosa gioca. Vraska. Giustamente è tappato fuori. Ci sta. It's pretty bad. Ok, non va troppo bene. Do I want to destroy your enchantment? That's no fun, right? That's totally up to you. Voglio distruggere il tuo incantesimo, però poi non è divertente. Dai, no, fai il pirata. Bene. We want to set your health to 1. That would be great. Okay, pirata, perché così dopo ti mando a 1 di punti vita. Game 4, hard mode, engage. Partita numero 4. Difficoltà difficile. Advances blasting station. Sunbird's triggers, I hit. Oh, wait, that doesn't. Nope. Wow. Well, I guess I actually want it in the graveyard for as Kanta purposes. Awkward, these are legendary. Oh, unfortunately. Sono leggendari, quindi. X equals 0. Oh, there it goes. Okay. Confirm. Dammi quel 2-2. Oh, we can transform! Oh, that's right, that was my third spell of turn! Ah, fantastico. Well, si è trasformato. This did get real. Now I'm gonna cast Charter Course. Che combo. Oh my. Your turn. Bisogna che c'è un aggiornamento è venuto fuori, cos'era? Oh, I just drew the best card in this deck. Is it Grim Captain's Call returning Vona and Registrar? Thing you can do? Yeah, bro. Vampire and Dino. No, it's not quite that, but it's almost as good. It's Legion Conquistador. Ecco, then. You're right. Conquistador. I mean, e va a prendersi i suoi tre. Full playset.
Duck. E ne può giocare anche un altro volendo. Un altro pirata. Brutto un pochino. Quando cade le pedine si incastrano tipo nel pavimento, nel tabellone di gioco. Ok. Ok, però sono ancora 20 a 20. Lui ha un fulmine e un incantesimo che gli fa castare cose gratis. I could also cast Overflowing Insight. Wait, can you? Why can't I? Wait, I can't see your hand. Oh. I think I'm just gonna cast the Insight and hope to hit something off Sunbirds. Ci sta. Okay. Gioca la magia con fa pescare 7 e spero di lanciare qualcosa di figo con l'invocation. Back to your hand. I'm gonna draw 7 cards. E poi pesca 7. Bello. Le carte che volano. That's not what I meant to do. Cancel. Right. On my lands. Okay. I guess I might as well. Chart some courses. Pesca. Do another chart the course. Okay, and another chart the course. There were a whole bunch of people at home who were ha very pescato. Interested in seeing exactly how the stack worked, and sì, così we were absolutely seeing the stack. Molte persone volevano vedere come funzionava la pila, ed effettivamente con tutte queste cose, i trigger e magie, sei oltre il 7, dovrai scattare una carta alla fine del turno, ok, ti dà il warning quando durante il tuo turno eccedi il massimo limite di carte. Rigioca Vraska. E come arriva? Let's get rid of your fun. No. Cosa succede? A-OK, my friend. Ok. Oh, that's right, you got a treasure as well. Mi fa il tesoro, vuole distruggere la cosa. Yep. Vraska is like. Però non attacca. Ok, posso giocare molte cose. Ok. Gioca l'amuleto. Opt. Non è quello che volevo, ma va bene. Un altro opt. L'isola in fondo. Pesca una carta. Bam. Dude, bro, come on now. Then I'm gonna cannonade. Wait, no, not like that. No! Oh, wait, that's fine. No! Oh, well, we've been. Alright. Kill those. Okay. Then I'm gonna add blue. Ooh, blue. Add, red. Search for his Kanta. Ooh. Sean, can you right click on that wellspring? We might as well attack. E attacca. Ok. Fatto un bel po' di roba. Però poche carte in mano, mentre l'altro ne ha un bel po'. Alright, well, remember that Legion Conquistador combo I was talking about? Ti ricordi quel Legion Conquistador? Yeah, here we go. You get them into your hand and then you rowdy crew them. That's fantastic. Rowdy crew. Bellissimo. Yeah. No. There goes the counter. Oh. All right. We will accept this. The odds of that guy not getting the counters with your hand were not particularly high. Oh, so he's just like mono creatures in the I refuse the to the, in the no more information from me. Look to your left. Unbelievable. E niente. Non ha scartato le due cose uguali, così non si è pompata. A 25 carte nel mazzo. Adesso un'altra Audi crew. Wait, is that the trample animation? Yeah. He kind of like stomps the ground. Yeah, there are a bunch of little visual cues. Ah, ok, il trampola tipo. Once per
Ok, dice le parole chiave, le abilità hanno delle cose visuali anche a livello proprio della carta che rappresentano quell'abilità. Quindi tipo travolgere che stompa per terra, antimalocchio con uno scudo e cose del genere. Ok, è indeciso se fare qualcosa. Ah, ok. Fa una copia. Vabbè, può rubare la pedina con la copia. Whatever. I'll target again twice. Nope. What did I do? Can't you target the pirate that he's got, the token that has a zero casting cost with the second copy? È vero. No, because I'm paying, it's copying the full spell, so gotcha. It's trying to steal another thing that costs four. Well, that's not gonna be very good. Ok, perché copia esattamente la magia, quindi costa anche copia anche la X essenzialmente, quindi non ha potuto. Non ha potuto rubare il pirata. Yes, winning again. Well, I've got something to do on your turn for once. Say what? You can lightning strike your own rowdy crew? Sure am. Ah, beh, figata, mi piace tantissimo come si sceglie il colore. Resolve's just fine. I know you don't actually have an answer. Yeah, resolve's just fine. Didn't ask Kanta reveal something? Può sparare 3 danni. L'altro è andato abbastanza in control, tutto sommato. Picchierò in tutto e ci sta. Vediamo se riesce a prendere i segnalini sto giro. Resolves, but then with the trigger on the stack. Bellissimo. Sul trigger. Ah, giusto. Vediamo l'animazione. Bella. Cannonata. Figata. Riesco a scartare. Comunque non avrebbe preso i segnalini. Terra. E un raptor. E fa anche i versi. Ok. Vediamo. Mi piace anche come stanno gestendo quando ci sono tante cose sul campo. Ok, bounce, così poi pesca. Cos'è successo? Draw your card, sir. Attacco con tutto, quasi 7-8 danni. Lui spara. Ah no, Wellspring, quindi... Non male. E fa un'altra carta. Bello, mi piace come comunque alcune cose si vede che devono sistemarle, qualche animazione un po' scattosa, però tutto sommato gira abbastanza bene secondo me. Oh, the treasure. Tesori. Go ahead and Kenji, how are you finding tapping your lands manually now that things have shrunk down a little bit? Oh, easy, yeah. Easy? All right, cool. Yeah. All right, I'm going to, in response to your branch walker, use my Azcanta. Okay. How many cards are left in my library? 19? Still a good amount. Okay. Alright, results.
Rivelato il peschino. Rowdy crew again? Yeah, I'll top that one. Rowdy crew, do you have, bro? Many of the fakes. Rowdy crew in pesca un'altra. Oh, my hand is full of great cards to Rowdy crew. One. Chart a course to draw four cards effectively. Ooh. Pesca 4. Yes. Ti stai millando da solo? Sì. Vediamo che cosa ha trovato. Una parte, una terra, un altro amulet con una carta. Qualcosa succederà, però c'è una carta sola, quindi okay, 17 cards left, he has 16 life. I need to keep clearing the board before I get back. Okay. Also, Spitfire Bastion. Ho poche carte nel mazzo, tu sei ancora 16, quindi inizierò a sparare tutte le tue creature, essenzialmente. A cannonate. You fell for my trap, now you can't shoot my rowdy crew. I can counter it, bro. Ah, sei caduto nella mia trappola, ora non puoi uccidere la mia rowdy crew. E lui, posso cautelartela. Ah, è vero. Spoiler, rivelo 4 terre. Oh yes, get rid of that Grim Captain. Oh, Junko! Non riesce mai a tenersi in mano quella lì che fa riprendere in mano un dinosauro, un pirata, un vampiro e un tritone. Maybe I should be ignoring your creatures. Dovrei ignorare le tue creature. Even when my deck works, I can't win. Già che quando funziona il mio mazzo non riesco a vincere. Però stai facendo cose molto fighe, quindi in un certo modo stai vincendo. Esatto. Kenji's the most afraid. All right, let's go digging again with the Ascanta. Ok, cerco ancora delle cose con Ascanta. Rivela un counter. Might as well play the search out. Un'altra search. Così dopo si gira subito turno dopo. Però tanto è leggendario, quindi. Yeah, you might. It's really possible. You might very well so. No, you got a 4-4 now. Lightning strikes have I used. Pescato finalmente quello che gli fa riprendere in mano le creature di tipo diverso. Effettivamente un po' più noiosa dell'altra, almeno nell'altra parlavano, riuscivamo a parlare un po' anche noi, però qua, pensavo parlassero anche di altro, ma sembra che giochino solo. Spara in faccia. Faces Place, non l'avevo mai sentito. Ascanta triggers library transform decline. Why wouldn't you transform that? It's legendary, bro. Yep. Quindi non trasforma, giustamente, perché poi fa search for Ascanta. Un altro amuleto. Lui sta già pregustando le creature che nel cimitero. I was gonna say these amulets actually hurt because then I can't use the spit or rather two primal wellsprings to cast something if I have too many, you know? Yeah. I do like the fact that the most you could copy a lightning strike is I just want to pay extra.
Adesso mi sa che gli spara però una creatura perché altrimenti non va avanti. Oh no 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 no. Almost messed up. Almost lost the game. Stava per All right, perdere. I'm gonna use the primal spear. Ok, Primal Westpring. Gonna lightning strike here, 4-4. Ok. Some Olè. targets. 1000 trigger per uccidere il Oh, you got your 4-4. face? Just like, Cool. just too much life. E poi spara il 2-2. Però se la Come on, gestisce bene library, il you have a board. raid here, I see. Alright. Problema Go! è This is one of those times when having a che second molto notch of poco. healing insight in your deck would be, Oh, I know, it'd be so good, I Lula. just deck him! Yeah. Counter. Oh, cancel, huh? Well, it's time to play the namesake of this deck. No. Grim Captain's Call! Ecco, è arrivato. Quindi prendo un boy, you're some umano. pirate. Alright, we'll Ah, start non, un there. pirata. Running crew seems pretty good. Good A choice. vampire? How about Vona? That one's pretty good. Eh sì, direi che We can buona è. also do Conquistador, but Vona seems E better. Okay, dinosauro. dinosaur. Let's go ahead and take an alpha. And Regisauro. merfolk. Man, we got the full four there. Con una carta ha Okay, preso we've got 4 carte. cancel. Quindi, Conquistador. complimenti. Alright, well, we're gonna go ahead and play. Let's see, how about Vona? E gioca Vuna. Pam. I have no weaknesses. Oh, look at that Bellissima. animation. Bella. It's pretty cool. Animazione. The butcher is back. The Butcher is back. Graveyard. Decline. Draw. Ah. Alright. We got it. No, I should probably just use this. Alright, give Scanta. me some goods. Vediamo cosa Wait, rivela. I think that's the Un last 8. non-land in my deck. Con 10 carte nel Good luck. grimorio. Things do not seem easy for you from this point out. Però l'altro si è rinfrescato delle bombe dal cimitero, quindi la vedo So you got back grigia. Reggie, you got back Vona, you got back Rowdy Crew. What was the. And you got a Branchwalker, I think. Yeah, How all easy to many? handle threats. Ha preso tutte delle Five. minacce facili da gestire dal cimitero, dicono. Diciamo che il mazzo di Kenji non è proprio il top. L'altro invece è fatto un po' meglio ed è anche un po' più ignoranza. Va in combat. Tac tac tac. Oddio. Ah, il leggendario penso sia. Si noti da quello da quella bandierina che si vede sotto le No, it's hard. statistiche. Just the two. Eh sì, Alright. ci sta. Two is enough. Pew pew. Pipì. Let's see. I wanna kill something on the way out. Ah, penso si Oh, A7. risolve A7. Please pay 7. Holy moly. Paga 7 ti Zonk out. prego. Cosa lancerà? Opt into overflowing insight. The insight's already Oh, gone. I know, it's literally not possible, but that's what you need. Un 2-1. I'm pretty sure the rest of my library is just. Oh no, there might be one more amulet. There might be one amulet, nine lands. Potrebbe essere un It's amuleto e 9 terre. also known as Il resto enough del to get the job grimorio. done, right? Spara in faccia. Giustamente. Cosa ha pescato? Ah no, non ha pescato. Okay. He's thinking. Well, since you did that not quite at the end of my turn, let's go ahead and cast the alpha one then. Sure. Well, wow, you seem very. Seem okay with that. That's strange. It's fine. Sembri un po' troppo Let's sicuro see di what's te, next. Yeah, controlliamo there's a cosa c'è. Poison.
Cimitero. You're not just joking. I'm not, no. Tanto ha mille mana, quindi può fare qualsiasi cosa. That would be awfully unsportsmanlike. I think you're bluffing for some reason. I've only cast like 5 this game, so. Tu stia bluffando. Oh, you're saying there's 4 because of the amulets? Well, go ahead and cast it. Allora lancia la Regisauro che entra. So I could have opted there instead, but. Alright, how do we do this? Go to main. Primal Wellspring for blue. Cast the opt. Opt doppio. Primals. Transform. Okay, si trasforma tutte e due. Do you have any answers left? Get 2 opts. Due opt. Draw. Yes, good. Yes, bene. Draw. Vediamo cosa ho pescato. Nice. Alright, I have 6 cards left in my library. 6 carte nel Kimono. Un altro. Are you trying to deck yourself? Shoot, I was trying to. Yeah. Stavo cercando di millarsi da solo. Are you out of stuff? I think there's one more advance in the blasting station. Oh, that's right. Oh, that's funny. Okay, let's use the Iskanta. Get that Primal Wellspring. I don't know. I have 5 cards. Wait, did I order it correctly? I didn't. Alright. So the top card of my library is another. All right, well, you know what? Before I go out, I'm gonna kill your Drover of the Mighty, because that card hurts me. Ok, prima di morire voglio uccidere il tuo Drover of the Mighty. So let's think about this. I no, drew mi sa che ha 20 extra cards through the entirety of my library. Forse c'è qualche problema, perché ho pescato tutto il mio Grimorio e non sono mai riuscito a ad avere una possibilità. No, because I. Wait, no, I didn't have any more amulets, so yeah. Woo! It's a perfect record, isn't it? That is a perfect record in the game. Yeah, perfect. Yes, yeah. I don't know, maybe if you had saved the counter spell for the call instead of the little the, two the one? Branch walker, yeah. I mean, because at that point, I just have to keep going face, right? Mm. With the blasting station. I can't but shoot your 2-1. Thank you to the deck builder there for coming up with a brilliant deck. Grim Captain's Call drawing 4 there. I even discarded 2 of the Grim Captain's Call, you know, just to give you a chance. Yes, thank you. Complimento del mazzo, perché era divertente. That was so cool. This deck is awesome. It's like the very incarnation of Valor. I mean, I drew more cards. Yeah, it was fun. Scoreboard where it matters. So, alright, I mean, this is literally today, this is the first opportunity that both of you guys have had a chance to play the game. I'm very curious to hear what you guys thought. Okay. Outside of il pensiero dei giocatori, perché la loro opinione, effettivamente. No, it was fun, though. Like, obviously, this was just one particular deck, community-driven as well. Yeah. So, I imagine the experiences with other decks are going to be just as good. I like the animations. Mi piacciono le animazioni. Clean, I think. Sono molto pulite. Ability to go full control is great as la possibilità well. Di andare full control è bellissima. Yeah. Cool. Great. Awesome. How about you, Trump? What do you think? That's really important to say that even if you don't have the full control mode, anche se non è full control, smoothly, va molto liscio. At the times, like I had an instant in my hand that was pounce or deal 3, and any time that I could, it would. E quando avevo un istantaneo che potevo lanciare, andavo in full control e quindi potevo decidere quando lanciarlo. Oppure anche durante i bloccanti o il combattimento è molto utile. I kind of enjoyed the process of doing all this stuff. Selecting the decks is a little harder than I was necessarily expecting to be. Not just like sifting through like what was literally hundreds of deck lists that were sent in, but trying to find ways to pair them up so we didn't end up with like creatureless combo deck versus creatureless combo deck today. Okay, no. But really appreciate it. Glad hanno deciso in modo che non fossero due cose che non interagissero tra loro, essenzialmente. We're early next year and we're letting people in to start streaming. Hopefully we've got something for you guys and love to see you guys taking an opportunity to show this off to your fans. Che dice lo streaming parte all'inizio dell'anno prossimo. Now I'd like to kind of close things out. This
great day of gameplay. We have one big stream next week. I talked about the prossima settimana sarà un grande streaming. Opportunity to start streaming things early next year, but the closed beta actually starts next month, and we have a stream next Wednesday. Mercoledì prossimo sempre. The closed beta process. Che parlerà proprio della closed beta. I'm going to be sitting down with our executive producer Chris Keo at 1 p.m. October 25th. And we're gonna walk you guys through comunque direi di seguirla perché forse è la più importante delle tre. If at the end you do have any questions, or right now if you have any questions, feel free to reach out to us on social media. You can catch us on Facebook at facebook.com/MagicTheGatheringArena or on Twitter at @MTG_arena. I've been trying my best to make sure that I get through. Se abbiamo domande così di mandarle su Facebook, su Twitter, solita cosa non ho fatto. Do my best to make sure I continue to do that in the future. If you guys are interested in getting your hands on the game, we have a few opportunities live at Grand Prix Phoenix. In questi Grand Prix e al Pro Tour ci saranno le postazioni per provare il gioco in alfa praticamente. Later in November. Comes head to one of these events, we'll have a demo station set up just like we did at HasCon, and we'll give you guys an opportunity to get in, play the game, and let us know what you think. And very, very important, please make sure we're going to give you all the information next week for the closed beta. Sign up for the closed beta. Iscrivetevi alla beta perché la settimana prossima daremo tutte le informazioni possibili, eccetera. If you have played in the Ixalan pre-release, if you have merged your Magic Duels account, or if you played on Magic Online, se avete giocato al pre-release di Ixalan, se avete unito gli account con Magic Duels o partecipato agli eventi di Ixalan su Magic Online, allora avremo l'accesso prioritario. You guys out there are gonna do a really good job. All of your inputs are gonna be super important to us to make sure that we've got a wonderful game for you. So that's everything that I have for Numata Nami and Trump. I'm Nate Price. It's been a pleasure to have you guys with us. And ok, è finita proprio. Abbiamo fatto solo vedere il gioco. Quindi, sinceramente, mi aspettavo di più. Adesso infatti cambiamo. Ok. E niente, io staccherei, anche perché effettivamente è stato un po' noioso, devo dirlo. Infatti anche voi non avete resistito tanto, ho visto ci sono stati dei picchi e a un certo punto siete andati via, ma ci stava, nel senso, anch'io probabilmente per vedere soltanto giocare senza neanche, mi sarei aspettato una partita, un intermezzo con delle informazioni in più, un'altra partita, un intermezzo, parlando anche con i giocatori, però hanno fatto soltanto partite in cui ha vinto sempre lo stesso, tra l'altro, quindi non sono neanche state così divertenti. Niente, dopo questa abbiamo visto in realtà solo come si comporta il gioco in una partita normale, essenzialmente, e sembra comportarsi abbastanza bene, considerato soprattutto che quello che ci hanno fatto vedere è un alfa. Ci sono alcune cosine che sono da sistemare, ma penso che già nella beta saranno sistemate, tipo alcune ho visto quando creano le pedine, probabilmente arrivano da sotto il tabellone di gioco, quindi a un certo punto si inchiodano e si vedeva che si erano tipo incastrate e poi comparivano sopra, ma quelle sono tutte finezze che probabilmente con la release ufficiale sistemano. E anche c'è stato un trigger a un certo punto che gliel'ha fatto in faccia, c'è proprio lo stuzzo su tutto lo schermo, dopo che era morta una creatura con Enrage, se non sbaglio. Quindi comunque cose molto sistemabili. Le cose importanti invece sono andate bene, perché alla fine la pila era fatta bene, si vedevano tutti i trigger, le abilità com'è la pila veramente, essenzialmente, e le trasformazioni delle carte doppie si sono viste,
tante carte in campo e come le gestiscono si è visto ed è abbastanza intuitivo perché le terre iniziano, le sovrappongono una sopra l'altra e poi iniziano a rimpicciolirsi le terre e dopo i permanenti, è come se avessero diviso in zone proprio il campo di gioco. E si è visto Planeswalker, si è vista Vraska, hanno animazioni ficche. Non ho sentito se aveva la voce, cioè se parlava essenzialmente, come invece avevano fatto notare con Jace, mi sembra, nella primissima live che avevano fatto. E basta. Perché peccato che abbiano soltanto giocato, diciamo, perché io avrei colto l'occasione per dare anche qualche altra informazione, qualche altra cosina, giusto per tenerci un po' sulle spine, anche perché, come hanno detto, la prossima live sarà, come si dice, sarà quella che spiega proprio la beta e che penso faranno vedere un po' di tutto, anche i menu, spero, qualcosa che sia fuori dalla partita. Perché è importante anche quello, semplicemente per ora ci hanno solo fatto vedere le partite, anche perché la beta inizia a novembre e noi speriamo di essere tra i primi che accederanno. Poi hanno detto che gli streaming della beta partiranno da inizio dell'anno prossimo, quindi probabilmente mentre avremo la beta non potremo streamare, farla vedere a tutti. Comunque ci informeremo, perché se riusciamo ad ottenerne l'accesso volevamo, insomma, condividere chiaramente con voi tutto il possibile, e nel caso se non si può dovremo aspettare questo termine, diciamo, dell'anno prossimo per streamare. Per il resto direi basta. Ricordo, per chi non c'era all'inizio della live, che siamo diventati affiliati Twitch, quindi in teoria ora potete abbonarvi al nostro canale e, siccome è una cosa nuova per noi, cioè da gestire, ovviamente sapevamo che si poteva, ed è anche questa cosa degli affiliati una cosa nuova. Ovviamente nessuno obbliga nessuno, in più abbiamo creato già le cosine carine, quelle che escono se qualcuno anche ci segue o ci fa la sub, quindi se volete farlo ovviamente ci fa piacere, magari per vedere se quello che abbiamo impostato funziona potete farlo durante le nostre live, giusto per renderle anche un pochino più frizzanti, frizzanti. E niente. Quindi buonanotte a tutti, grazie a chi mi ha seguito, a quelli che si sono stufati, che anche un pochino mi sono stufato, perché è stato un po' pesante, effettivamente, solo gioco, senza informazioni, più che altro perché mi aspettavo delle informazioni, perché il gioco è bello, ma finché dura poco. E da qui direi che chiudo, vi auguro una buonanotte. E ci vediamo martedì prossimo per la consueta live e decideremo, vedremo, vi diremo sulla pagina come al solito di cosa parleremo. L'orario è sempre il solito, sempre alle 9. E poi mercoledì prossimo sempre io da solo a guardare l'ultima live dedicata a Magic Arena, dove parleranno della beta. E che lì non dovranno perdersi in giochi, ma dovranno dare un bel po' di informazioni, e quindi consiglio vivamente di seguirla. Comunque, come al solito, tutte le informazioni le metteremo a tempo debito, solite nostre immaginine, solite post su Facebook, sulla pagina di Facebook, e basta. E poi caricheremo il video di questa live nei prossimi giorni, al massimo la settimana prossima. Ok, ho detto tutto, penso, le informazioni di servizio, quindi ci vediamo. Un attimo, controllo un'ultimissima cosa. E ok,
Quindi buonanotte e ci vediamo alla prossima live.